Continua il cammino vittorioso dei biancoverdi di Festilandia. I ragazzi di Mister Loconte, giunti alla terza vittoria consecutiva, questa volta hanno dovuto faticare un po' prima di avere la meglio degli Angeli Custodi, che con una gara volitiva sono riusciti a tenere bene il campo per quasi tutta la durata del match, capitolando solo di fronte alla prodezza di Franco Avvantaggiato, che ha regalato i tre punti al sodalizio biancoverde. Brucia la sconfitta per i ragazzi di Mister Angelo Baldi, ma il campo ha comunque messo un giudizio positivo sulla prestazione degli Angeli Custodi, che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, con un po' di fortuna, si intende. Ma veniamo alla cronaca della gara e sono i biancoverdi che recuperano subito una palla in attacco. La sfera arriva poi a Franco Avvantaggiato che tenta di sorprendere Scarcia e per poco non ci riesce, complice anche la deviazione di un difensore biancorosso. La risposta degli Angeli Custodi è affidata al calcio di punizione di Curcio che però vola alto sulla traversa. Le squadre si annullano a vicenda e allora non resta che affidarsi ai bombardamenti dalle retrovie. Ci prova Libero Miccoli con un pallonetto che si accomoda tra le braccia di Scarcia. Cassanelli prova a sorprendere Scarcia con un velenosissimo calcio di punizione, ma l'estremo biancorosso devia in corner. Angeli Custodi vicini al vantaggio al 15° minuto quando un lancio dalla difesa innesca Curcio che riesce a mantenere il possesso del pallone per servire successivamente Mosca in profondità, il quale scarica un diagonale che attraversa tutto lo specchio della porta per accomodarsi paciosamente a fondo campo. Prendono coraggio i biancorossi con Gaetano Albano che effettua un passaggio filtrante per Curcio che però viene anticipato da Quitti. Il primo tempo si chiude con Festilandia all'attacco e ancora Libero Miccoli che prova con una palla tesa a colpire dalla distanza. Scarcia però è attento. È in partite come queste che serve l'estro del fantasista per sbloccare la situazione ed è proprio il numero 10 Franco Avvantaggiato che batte Scarcia con un colpo da biliardo ad alto coefficiente di difficoltà. Il vantaggio per Festilandia è servito e ai biancorossi non resta che asciugarsi in fretta per riprendersi da questa doccia gelata. Motolese accende il GPS per servire una palla di platino per Curcio che in piena area di rigore la domestica col destro per colpire poi col sinistro, ma la sorte non è benevola e la sfera finisce sul fondo a pochi millimetri dalla gloria. Gaetano Albano suona la carica per i suoi con un'azione insistita che lo porta alla conclusione della distanza. L'idea è buona, la mira un po' meno. Sardo prova ad alleggerire la pressione degli avversari con una bella iniziativa personale che il numero 8 biancoverde potrebbe però finalizzare meglio. Nel concitato finale di gara sono ancora gli Angeli Custodi a premere sull'acceleratore con Motolese che bombarda dalla tre quarti la porta difesa da Quitti che respinge il pallone sui piedi di Curcio che insacca, ma il numero 9 biancorosso si trovava in offside e l'arbitro non convalida la rete. Marco Miccoli mette sulla testa di Sgobbio una palla deliziosa che andrebbe solo spinta in porta, ma al numero 19 di Festilandia mancano una decina di micron per impattare col pallone. Finisce quindi con una preziosissima vittoria di Festilandia che tiene lo sguardo vigile sulla testa della classifica.